Grazie, andiamo avanti e passiamo all'oggetto numero 135, un'interrogazione del consigliere De Vincenzi rivolta all'assessore Barberini. Risultati dell'indagine interna avviata dall'azienda USL numero 1 in merito alla morte di un giovane paziente presso l'ospedale di Vantalla a seguito di un intervento chirurgico di emorroidectomia. Prego, consigliere. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Mi corre l'obbligo di ricordare che il 20 di settembre presentai una interrogazione, risposta scritta circa proprio una tecnica di emorroidectomia secondo Longo e chiedendo lumi sul finanziamento di questa tecnica che era stata espunta dalla, diciamo, dalla lista degli interventi finanziati. Perché questo? Perché questo tipo di intervento è ritenuto generalmente un intervento più sicuro e con minori sequele post-operatorie. Ricordiamo che in Italia questo tipo di patologia è molto diffusa, potendo anche stimare in 3 milioni gli italiani che sono colpiti da questa fastidiosa patologia. Però il 20 ottobre ad oggi non è stata risposta a quella interrogazione scritta. Ma il 20 ottobre purtroppo è accaduta la morte di un giovane paziente di 38 anni, mi dicono anche con due figli, padre di due figli, proprio a seguito di un intervento di emorroidectomia. La Procura della Repubblica, sappiamo, ha avviato un fascicolo, ha aperto un fascicolo relativamente all'accaduto e sappiamo anche che sono state avviate delle indagini interne l'accaduto, le cause dell'accaduto. Ecco, noi vorremmo sapere con questa interrogazione i risultati dell'indagine interna, sapendo anche che, almeno per quello che sappiamo dai giornali, la salma del deceduto è andata anche incontro a decomposizione. Ecco, vorremmo sapere per quanto possibile notizie a riguardo. Grazie. La vicenda oggetto della interrogazione è purtroppo una vicenda triste, direi una vicenda tragica, drammatica, i cui esiti sono purtroppo note alle cronache di stampa. Ha portato al decesso appunto di un paziente per un intervento che è stato fatto nel presidio ospedaliero di Pantalla. Sulla situazione, da subito dopo pochissimi giorni è stata aperta un'indagine da parte della magistratura che ha provveduto al sequestro, come avviene in tutti questi casi nel momento in cui si apre un'indagine tipo penale, al sequestro di tutta la documentazione clinica e si è dato corso alla esecuzione della procedura autoptica. Questo determina ovviamente l'inserimento, come è in questi casi, da parte della magistratura, l'interruzione di qualsiasi altra attività di indagine interna. Non abbiamo esiti ancora rispetto a queste indagini e quindi non siamo in grado di riferire, o meglio l'azienda, la ASL 1 e il presidio, ASL 1 e il presidio ospedaliero di Pantalla non ha ad oggi, ad oras, alcun ulteriore elemento che può essere riferito in aula, proprio perché le indagini sono tuttora in corso. Colgo l'occasione, anche se non è oggetto della interrogazione, o meglio, non è oggetto del question time, di fare un po' il punto invece sulla interrogazione a risposta scritta che ha citato nell'incipit della presentazione, una risposta a cui comunque l'assessorato provvederà nei prossimi giorni a dare riscontro.
Il problema è che quando si risponde sulle attività che sono effettuate dalle aziende, l'assessorato, una volta acquisito, deve trasmettere la richiesta alle quattro aziende, le due ospedaliere e le due territoriali, e attendere riscontro per poter appunto riferire. Ecco perché delle volte può esserci qualche ritardo. Però per quanto riguarda la cosiddetta tecnica Longo, che presumo prenda il nome da chi, dal medico, dal professionista che ha scoperto, ha adottato per la prima volta questa tecnica, insomma, noi non è che l'assessorato, la regione, nelle politiche di programmazione e di pianificazione, non è che indica ai professionisti qual è la tecnica terapeutica o la tecnica clinica che deve essere adottata. In questo caso specifico, per questo tipo di interventi, le tecniche sono tre. La tecnica Longo è una delle tre che può essere effettuata, ma la scelta verte attribuita è fatta esclusivamente dal professionista, che lo fa sulla base della propria competenza professionale, che la fa sulla base della scuola di formazione, che lo fa sulla base anche dell'evidenza scientifica e dei risultati che via via sono conseguiti. Certamente noi non attribuiamo risorse sanitarie nel momento in cui distribuiamo il fondo sanitario regionale alle diverse aziende, non lo distribuiamo in base ai tipi di tecnica chirurgica che viene più o meno adottata. Insomma, però su questo tema risponderò in maniera scritta a un'interrogazione che era stata fatta, risposta in maniera scritta, però già anticipo il contenuto anche per far capire che le scelte di intervento, di programmazione finanziaria non vengono fatte sulla base di tecniche chirurgiche che vengono fatte, scelte dai professionisti, e fortunatamente non vengono fatte dalla politica. Grazie. Capisco che c'è tutto il problema della indagine della magistratura, ma certo è difficile da accettare che all'inizio del terzo millennio si possa comunque morire in così giovane età per un intervento che sicuramente può avere complicanze, ma che è difficile che porti alla morte. Allora, noi ci auguriamo che veramente si faccia tutto il possibile, sapendo anche che è vero quello che diceva a proposito della tecnica Longo, che sono poi i professionisti che scelgono l'intervento da attuare in relazione al caso in esame. Però è vero anche che a noi risulta questa tecnica è molto più sicura, soprattutto nei casi di secondo, terzo, ma anche quarto grado con prolasso rettale, e che, per quanto ci risulta, sono stati ridotti i fondi per questo tipo di intervento, per cui è vero che da un lato c'è la discrezionalità del professionista, ma è vero anche che c'è un problema di programmazione di questo assessorato e quindi della giunta in termini economici. Per cui chiediamo di approfondire bene questo aspetto e di portare, diciamo, di mettere a disposizione degli umbri per quanto possibile le tecniche più idonee nelle diverse situazioni, almeno in termini economici. Grazie. Bene, sì. Consigliere Squarta, la prossima è la sua interrogazione, prego. Sì, grazie Presidente. Chiarimenti urgenti sul POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020, asse 2, inclusione sociale e lotta alla povertà. Premesso che i fondi provenienti dal POR Umbria sono pari a 55 milioni e mezzo di euro e prevedono il finanziamento di programmi destinati all'inclusione sociale, alla lotta alla povertà, e quindi sono quelli destinati ai disabili, alla tutela dei minori, compresi i servizi di assistenza domiciliari, ma anche alla mediazione familiare. Una parte di tale risorsa è pianificata dalla stessa Regione Umbria, mentre poco meno della metà, 22 milioni circa, viene trasferita ai comuni che devono provvedere alla progettazione, alla rendicontazione alla Regione delle risorse ricevute.
Alcuni comuni rischierebbero tuttavia di perdere una fetta consistente di tali finanziamenti per presunti, inspiegabili ritardi accumulati dalla Regione nella sottoscrizione, con le amministrazioni locali, degli accordi necessari all'avvio dei progetti. Sottoscrizione che sarebbe avvenuta soltanto a settembre 2017, ovvero un mese fa, neanche, e che prevederebbe come termine ultimo per la rendicontazione delle risorse non ancora trasferite quella di aprile 2018. La Presidente della Regione avrebbe convocato, abbiamo appreso dai giornali, le amministrazioni di Città di Castello, Perugia, Assisi, Marciano, Panicale, Norcia, Foligno, Spoleto, Terni, Narni e Orvieto e in tale occasione avrebbe comunicato la necessità di consegnare la rendicontazione delle risorse per almeno 6 milioni di euro entro e non oltre aprile 2018, in considerazione del fatto che la Regione dovrà a sua volta rendicontare a Bruxelles entro il 31 dicembre. Atteso che è inverosimile che i comuni interessati riescano in 8 mesi, quindi settembre 2017 gli avete fatto sottoscrivere quegli accordi, devono rendicontare ad aprile, quindi solo 8 mesi per i quali i comuni possano presentare la progettazione relativa agli interventi, ottenere il trasferimento delle relative risorse da parte della Regione e rendicontarne l'utilizzo. Non si capisce perché la Regione abbia atteso così a lungo, settembre 2017, noi stiamo in carica dal 2015, per procedere alla stipula degli accordi con i comuni per la realizzazione di interventi a falere su fondi comunitari che attengono alla programmazione 2014 e 2020, posto che il mancato rispetto dei tempi di rendicontazione determinerà la perdita di una parte consistente di risorse. Sembrerebbe tuttavia che la causa principale di questi ed altri ritardi relativi alla programmazione 2014-2020 sia la mancanza di tutte risorse regionali necessarie a garantire la quota di cofinanziamento indispensabile per accedere ai fondi comunitari. Tutto ciò premesso, interrogo l'assessore competente per conoscere se risponde a vero quanto ho esposto finora relativamente ai ritardi accumulati dalla Regione e alle loro cause e quanto ammonterà la perdita di risorse in caso di mancata rendicontazione entro i tempi previsti. I fondi nel sociale dell'FSE sono fondi che per la prima volta vengono indirizzati, insomma fondi dell'Unione Europea vengono indirizzati in maniera così decisa, così rilevante nell'area di intervento del sociale. Per la precisione l'ASS 2, l'inclusione sociale e la lotta alla povertà prevede su questo obiettivo tematico risorse per 55.526.158, questo per la precisione. Obiettivo della programmazione degli interventi e nel rispetto dei vincoli appunto apposti e imposti dalla Unione Europea è quello di rivolgerci alle famiglie multiproblematiche, in particolare quelle con presenza di minori, quelle con persone con disabilità, persone bisognose di cura e di assistenza e per rispondere a situazioni di bisogno determinate appunto da situazioni, condizioni di povertà o di esclusione sociale. Il piano della Regione attribuisce interventi in 2 grandi filoni. Il primo intervento è quello con le azioni che vengono attuate a cabina di regia regionale ed altre invece attuate con interventi su scala territoriale. Le azioni su scala territoriale pesano all'incirca 22.536.000 euro e lo strumento giuridico che è stato ideato, lo strumento sostanzialmente che ha per oggetto l'accordo di collaborazione ai sensi della legge 241, l'articolo 15. Nella sostanza che cos'è? È un modo dove abbiamo riscritto l'architettura organizzativa, la struttura organizzativa per gli interventi del sociale, nella consapevolezza, e non l'abbiamo fatto certo noi, che questa è una regione che ha 92 comuni e tanti di questi comuni non hanno la capacità, il tessuto, la struttura organizzativa per rispondere in maniera efficace, non c'è la struttura tecnica. Quindi abbiamo pensato di, anche in linea con il piano sociale regionale, di riorganizzare le zone sociali e costringere, tra virgolette, tutti i comuni a lavorare insieme, a costruire insieme, a cercare di interpretare i bisogni di ogni singolo territorio per cercare di trovare le migliori soluzioni e risposte possibili, però facendolo con una programmazione zonale
E quindi questo ha determinato anche che cosa? Passare in tutti i consigli comunali, fare affrontare queste delibere per arrivare appunto a fare questi accordi di zona. Propedeutica è quindi anche, una volta costituita, la stipula di una convenzione di zona ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. E abbiamo iniziato a sottoscrivere, a fare queste convenzioni, e convenzioni che sono state ormai fatte tra la Regione e appunto le zone sociali a partire da giugno 2017. Le zone sociali dell'Umbria sono 12, 11 di queste convenzioni sono state stipulate, quindi tutto il lavoro che ha portato a fare questo tipo di attività. Attraverso queste convenzioni ci sono, che contengono 8 azioni, schede di intervento nella mediazione familiare, nell'assistenza domiciliare ai minori, nella tutela ai minori, nell'assistenza domiciliare ai minori disabili, SAL adulti e SAL giovani. Queste stanno tutte negli accordi, mentre invece il potenziamento delle autonomie possibili, vita indipendente e la non autosufficienza, vengono attuate attraverso linee guida regionali che sono state approvate, la vita indipendente con la delibera del 28 settembre 2017 e la non autosufficienza con delibera della giunta regionale del 30 ottobre 2017. Quindi è stato un lavoro faticoso di coprogettazione, di mettere sullo stesso tavolo soggetti che mai avevano lavorato su questo percorso. L'incontro che abbiamo fatto serviva proprio a far capire questo meccanismo, il lavoro che abbiamo fatto è quello, e il termine del 30 aprile è un termine assolutamente cautelativo. Nel senso che noi dobbiamo rendicontare, abbiamo come target, come obiettivo di rendicontare almeno il 30% dei fondi all'interno dell'asse. Noi riteniamo che questo 30% da rendicontare entro il 31 dicembre del prossimo anno sia un obiettivo raggiungibile e comunque, nella peggiore delle ipotesi, laddove non venga conseguito questo obiettivo, la decurtazione ammonterebbe a non più del 6% della dotazione dell'asse. Ma no, nella realtà vedo che ha snocciolato un sacco di numeri, ma la realtà è molto ben diversa, perché basta che lei parla con i comuni, dei quali tra l'altro la maggior parte sono a guida del suo partito, del Partito Democratico, che le dirà i ritardi enormi con i quali voi avete attivato queste procedure, perché voi avete attivato le procedure con i comuni a settembre 2017, un mese e mezzo fa, quando i fondi partono dalla programmazione 2014-2020. I comuni stanno rincorrendo, con le mille difficoltà che ci sono, che hanno i comuni anche a livello amministrativi, per questioni che poi vi chiedono le cose e non ci sono. Addirittura ho saputo che alcuni progetti sono stati accantonati e fermati per mancanza di risorse, cioè il caos totale. Non lo dico io, parlate con i comuni che amministrate voi, la maggior parte vi dicono che siete in ritardo, che avete partito le procedure dopo molto tempo perché c'è stato un sonno perenne da parte della Regione, e soprattutto vorrei capire della quota restante dei 22 milioni, che circa quindi 28, quelli in capo alla Regione, come li avete utilizzati, come li state spendendo, perché ritengo, da quello che mi è stato detto, ma vorrei anche qui verificarlo, che anche lì ci sono enormi ritardi. Siccome, considerato che parliamo di fondi di materie sociali importanti, come dicevo prima, disabilità, minori, gente che è veramente in difficoltà, è inaccettabile che la Regione abbia dormito pesantemente, come è stato da me tra l'altro anche dimostrato ora. E passiamo all'oggetto numero 138, anche questa era un'interrogazione rivolta all'assessore Paparelli, per la quale comunque abbiamo avuto proprio in questi momenti una risposta scritta che gentilmente l'assessore Barberini darà all'interrogante, il consigliere Liberati. Situazione post sisma, grave problematica che riguarda numerosi imprenditori che hanno perso la sede di lavoro, intendimenti della Giunta regionale volti a richiedere al Governo nazionale la previsione di una misura analoga al contributo di autonoma sistemazione e la prosecuzione della moratoria per mutui e prestiti, evitando una miriade di possibili pignoramenti da parte degli istituti di credito. Grazie e prego, consigliere Liberati. Grazie Presidente, e grazie anche, vorrei dire, dello sforzo doveroso che si fa nel rispondere a questa interrogazione,
che arriva un anno dopo la grande scossa del 30 ottobre e che riguarda un aspetto a torto considerato evidentemente marginale o minore, ma che in realtà concerne la vera possibilità, l'unica possibilità di ripartenza, cioè il sostegno agli imprenditori. Chiedo un po' di silenzio. Il sostegno alle nostre imprese, che sono le uniche stelle, in qualche modo, dell'Appennino, della montagna, e ogni impresa che lì invece va chiudendo significa una possibilità di rilancio, una possibilità di ripartenza in meno, ma significa anche la fine di una storia, magari gloriosa, che ha contrassegnato le vicende dell'Appennino. Allora, qual è il problema tra i tanti? Il fatto che manchi un tetto, il fatto dello spopolamento, il fatto che manchino prospettive serie per l'Appennino, però uno dei problemi è il fatto che ci sono famiglie di imprenditori che non ricevono un'erogazione di alcun genere, che hanno perso la propria sede inagibile, che magari non hanno perso casa e che quindi non hanno la possibilità di ricevere alcunché, perché il CAS, il contributo di autosistemazione, non li riguarda. Questi imprenditori in crisi non hanno possibilità di alimentare i propri figli, vanno alla Caritas, così come altri. È chiaro che per tanti altri, col contributo di autosistemazione, è possibile avere una piccola risposta. Per queste famiglie no. Come Regione, fate qualcosa presso il Governo per sollecitare una risposta concreta per gli imprenditori in crisi. E abbiamo chiesto anche una moratoria per mutui e prestiti che, vada avanti, cioè qualche settimana sono scaduti i termini annuali della moratoria. Che cosa ha proposto il Governo in questa fase? Indebitatevi con le banche, prendete un mutuo che garantiamo noi. No, non è questa la risposta. Questa non è una risposta, perché sappiamo bene che, primo, tantissimi imprenditori non possono più indebitarsi. Secondo, è immorale chiedere agli imprenditori di indebitarsi per pagare le tasse in una zona di questo genere, che non ha più alcuna chance. Non ci sono introiti, non hanno la minima possibilità di venirne fuori. Quindi cerchiamo, insomma, di dare risposte ragionevoli. Quindi, come Regione, fate in modo col Governo di imporvi. Esigiamo una presa di posizione forte nei confronti del Governo. Grazie. Parte tutto dalla ovviamente l'ordinanza del commissario del Governo del dicembre 2016, dove per favorire la delocalizzazione delle imprese danneggiate dagli eventi sismici di agosto e di ottobre del 2016 sono state fatte quattro diverse opzioni: il trasferimento in altro edificio agibile, un trasferimento all'interno di un terreno nella disponibilità del richiedente, disponibilità a qualsiasi titolo, il terzo intervento all'interno di una struttura unitaria predisposta in attuazione della protezione civile, e il quarto tipologia di intervento all'interno di un'area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione interessata alla situazione quale appunto vice commissario. Per le delocalizzazioni è previsto, nel caso di la delocalizzazione in altro edificio agibile, è riconosciuto un contributo ovviamente sull'affitto. Nel caso di realizzazione della struttura all'interno della disponibilità del richiedente è riconosciuto un contributo utile alla realizzazione o all'affitto di una struttura posizionata sul terreno. Per quanto riguarda le altre due tipologie di trasferimento, essendo realizzate su strutture temporanee fornite dal sistema della protezione civile in un caso o nel caso di trasferimento una struttura fatta dalla Regione, vengono rilasciati contributi ovviamente per la realizzazione e l'affitto in relazione ai costi che vengono sostenuti.
Queste modalità di trasferimento, tra l'altro, sono state anche successivamente modificate con una delibera del 7 aprile 2017, dove queste modalità di accesso, le prime due, possono essere utilizzate anche dai soggetti che hanno la sede parzialmente inagibile e quindi c'è attraverso rilevata dalle schede AEDES tipologia B o tipologia C. Per quanto riguarda tutte le tipologie di delocalizzazione, sono previsti contributi per l'acquisto o noleggio di macchinari ed attrezzature, aventi ovviamente le caratteristiche tecnologiche di quelle distrutte. Per il ripristino, contributi per il ripristino delle scorte distrutte o rese inutilizzabili a seguito di crolli causati dall'evento sismico, e tutti i costi che le imprese andranno a sostenere per effettuare i traslochi nelle sedi che sono state individuate. Ad oggi ci sono, alla luce di queste diverse tipologie, sono state presentate ai sensi appunto di queste ordinanze che favoriscono appunto la delocalizzazione, ci sono state presentate 350 domande. Di queste 350 domande, 95 sono per la tipologia A, e cioè quelle dove c'è stato il trasferimento in altra sede, e 79 nella tipologia B, e cioè l'interno la struttura localizzata all'interno della disponibilità del richiedente, 168 domande più altre 8 per le altre due tipologie. L'ammontare complessivo richiesto per questo tipo di interventi ammonta, è stato quantificato, a 1.616.095. Il contributo ad oggi concesso per queste domande è pari a 987.730. Sul versante degli interventi c'è anche il famoso indennità una tantum che ha riguardato diverse imprese ai sensi del decreto legge 189 del 2016. A fronte di questa situazione sono state presentate ad oggi 1.126 domande sono state erogate 1.126 richieste a fronte delle 1.408 domande avanzate. Ulteriore intervento sul versante della integrazione salariale per i lavoratori sono state presentate 57 domande per 57 aziende coinvolte per un totale di 206 di dipendenti coinvolti, a fronte di erogazioni autorizzate pari a oltre 2 milioni. Ulteriore intervento è sulla CIG interroga, sempre per le imprese di cui inserite nel perimetro nell'area del sisma, anche qui 213 aziende coinvolte, 1.015 dipendenti per un totale di erogazioni autorizzate di oltre 5 milioni. Per la zona franca, ulteriore intervento che è stato messo a disposizione in virtù delle disposizioni legislative, in particolare del decreto legge 50 del 2017, il termine scadeva proprio oggi, è stato prorogato, era uscito diciamo durante i giorni dell'estate, di questa torrida estate, ma il termine è stato rinviato, posticipato appunto dal 6 novembre al 20 di novembre. Ulteriore intervento è quello che era il cosiddetto danno indiretto, a cui è stata trovata data una risposta grazie anche all'intervento delle regioni interessate e in primis della regione Umbria. Anche qui il decreto dello sviluppo economico è stato recentemente pubblicato e quindi si darà corso anche a quello aspetto. Per quanto riguarda i mutui, la moratoria, abbiamo avuto anticipazioni che nel decreto legge collegato alla legge di stabilità, che come sappiamo dovrà inevitabilmente, per ovvie motivi, esigenze di ragioni tecnico-politiche, essere approvato entro la fine dell'anno, ci è stato assicurato che sarà inserito
un emendamento al decreto legge che prevederà appunto l'ulteriore allungamento dei termini della moratoria sui mutui. Per quanto riguarda la ripresa invece dei versamenti delle imposte sospese per effetto del sisma, sono, e lo dico a titolo personale ma anche nella collegialità della Giunta, assolutamente convinto che ci sia la necessità di ulteriormente intervenire quantomeno per differire ulteriormente il termine di rimborso. La ringrazio per averci detto quello che è stato finora fatto su un ampio spettro di elementi, di profili, e quello che si intende fare. Si rimane sempre un po' senza parole quando si pensa che la tempistica delle scadenze è arcinota a livello nazionale, ma anche regionale, eppure si arriva in ritardo. Nel frattempo per alcuni i mutui sono già ripartiti, così anche i prestiti personali. Avrete letto la lettera aperta di Attilio Salaroli da Cascia, il quale ricorda che ai propri figli, nonostante sia anche emigrato, abbia provato di andare fuori al nord, ai propri figli deve dare da mangiare i mobili, perché non ha alcuna possibilità davvero, se non andando alla Caritas, di sostenere la propria famiglia, perché manca appunto un contributo che ho definito latamente di autosistemazione, ma che voi intendete bene cosa significhi. Ecco, su questo non ho percepito una chiara parola da parte della Giunta regionale. Confido che vi impegnate in tal senso a riguardo. Grazie.